Io quei 9 anni lì l'ho passati molto serenamente, è stato un periodo molto sereno perché avevo tante amiche, eravamo tante, tante ragazze con le quali ho legato con tutte, senza, forse perché eravamo giovani e spensierate, ed è stato un bel periodo. Ma sono bei ricordi, ricordi sereni, ripeto, perché con le mie colleghe andavamo d'accordo, io avevo stabilito appunto amicizie con tutte, c'era una varietà nel senso che c'era chi si interessava esclusivamente di cucina, nell'ora di pranzo parlavamo di ricette, chi si interessava di poesia, allora ma era un bel mondo, perlomeno io mi ci sono trovata bene e ho delle amicizie che ancora tuttora attive, sì. La mia famiglia paterna, da parte di mio padre, era proprio una tradizione, la Ferragna. Mio nonno era in officina, era capo dell'officina e quello che mi raccontavano era molto severo e preciso. Lo chiamavano il tedesco perché era biondo con gli occhi azzurri e poi era autoritario, era molto autoritario. Poi mio padre ha lavorato per tutta la vita nella sala macchine. E poi le mie zie erano nei vari reparti. Una mia zia si è sposata con un ragioniere che lavorava alla Ferragna, che veniva da Crotone, mi sembra. E l'altra si è sposata anche con un altro impiegato della Ferragna e io lo stesso mi sono sposata con un dipendente della Ferragna, un impiegato della Ferragna.